Interveniamo sul tema dei rifiuti, degli impianti di smaltimento. Qualche giorno fa l'assessora Priolo ci parlava del fatto che questa regione è, secondo il suo punto di vista, autosufficiente sui rifiuti, eppure ad oggi sul tavolo c'è una richiesta di ampliamento della discarica di Castelmaggiore, che doveva essere chiusa già da qualche anno e che nessuno, nemmeno il sindaco, pare voglia contrastare. La discarica di Imola, che meriterebbe un capitolo a parte, dove addirittura avete chiesto una consulenza a un noto avvocato per farvi dire che bisogna andare avanti con la sopraelevazione, nonostante il parere contrario del MIBACT barra soprintendenza e del Comune. In questo contesto si inserisce una vicenda di cui i nostri giornali non hanno parlato, ovvero l'ordinanza della Presidente Santelli della Regione Calabria per esportare per 3 mesi i rifiuti della propria regione. Dove andranno questi rifiuti? In Emilia-Romagna. Si parla di 300 tonnellate al giorno, perché Era Ambiente pare abbia partecipato e vinto questo bando. E allora, siccome appunto i nostri giornali della nostra regione non ne hanno parlato e quindi non ci sono informazioni in questo senso, io chiedo alla regione intanto se è a conoscenza di questa vicenda, quali sono le tipologie di rifiuti che verranno importati in questa regione, in quantità, in quali quantità e per quanto tempo, e soprattutto in quali impianti andranno. Ma la cosa a cui tengo di più sapere è se la Regione intenda opporsi all'ingresso di camion stracolmi di rifiuti nella nostra Regione. Grazie consigliera. Risponde l'assessore Priolo. Prego assessore. Assessore Priolo. Ok, avevo già letto tutta la risposta, ma non mi si sentiva. Riparto da capo allora. Sì, grazie. Ok. Allora, volevo dire alla consigliera che rispetto alle informazioni che ovviamente abbiamo assunto, i rifiuti assegnati ad Erambiente nell'ambito della gara a cui era partecipato e di cui la Regione non era a conoscenza perché non è dovuta ad essere a conoscenza in quanto trattasi di rifiuti speciali che sono a mercato libero, comunque sono per un arco temporale di 30 giorni e non di 3 mesi, come è scritto nell'interrogazione, e delle quantità che la consigliera ha citato neanche un grammo saranno conferiti agli impianti ubicati in Emilia-Romagna, cioè noi non importeremo assolutamente niente all'interno dei nostri impianti, all'interno dei nostri confini rispetto a questa gara. Per quanto riguarda la discarica di Castelmaggiore, di cui ha parlato la consigliera, vorrei specificare che l'impianto non è di Erambiente ma di ASA, quindi Azienda Servizi Ambientali, è un'altra compagine. Quindi vorrei essere caustica nel dire che è una vicenda che probabilmente i nostri giornali non hanno citato perché non ci riguarda e quei rifiuti non arriveranno da noi. Grazie assessore. Consigliera Piccinini. Grazie Presidente. Prendiamo atto delle informazioni della collega Priolo, rimarcando che insomma, se dovesse capitare, mi aspetterei dalla Regione lo stesso trattamento che avete avuto con i rifiuti di Roma che rispecchiano l'incapacità di queste regioni di pianificare anche la gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda la discarica di Castelmaggiore, l'assessora si sofferma sulla proprietà dell'impianto e non mi dispiace che invece non tenga a rimarcare come sia inopportuno continuare ad ampliare questa discarica che doveva essere già finita. Non si sofferma
sofferma nemmeno su un problema che riguarda la discarica di Imola, su cui la Regione, dove invece ha delle responsabilità e delle competenze, vuole assolutamente andare avanti con l'ampliamento, e anche questo è un dato, e tra l'altro chiedendo anche delle consulenze per farsi supportare in questo percorso. Io mi auguro che la prossima amministrazione voglia mettersi sulle barricate proprio per fermare la sopraelevazione ed evitare anche l'ampliamento di questa discarica, perché davvero sarebbe paradossale che l'assessore che parla di autosufficienza di questa regione, questa autosufficienza sia utilizzata per continuare a importare rifiuti in questa regione.